No, non ci siamo arenati affatto e soprattutto c'è un dato che credo anche questo poco noto purtroppo, forse bisogna che tutti ci informiamo anche un po' di più. Il rintracciamento dei contagiati, che avviene e quindi dei contatti del contagiato, non avviene con l'app e basta, è prevista ed è il governo. Ha indicato con il decreto del ministro di una settimana fa che avvenga con squadre di rintracciamento, cioè il contagiato si mette in contatto ovviamente con le strutture sanitarie nel momento in cui viene preso in carico per la cura, gli viene fatta un'intervista nella quale deve ricostruire tutti i suoi contatti. Lo deve fare in questo momento con delle interviste e l'app accompagnerà e supporterà questo. Quindi sarà un potenziamento, ma non è che se non avviene il rintracciamento con l'app intanto non viene fatto. È una cosa che non capisco perché non sia stata ancora sufficientemente comunicata. Ripeto, probabilmente sono anche i limiti della comunicazione istituzionale che dovrebbe essere più potente. L'app si aggiungerà alle sue ultime battute, credo che si era detto che fine maggio doveva arrivare, mi dicono che è effettivamente adesso in agenda e che l'arrivo è previsto, ma è un strumento in In più più, che anche accompagnerà perché il ricordiamo che è rintracciamento su dei base contatti. volontaria, no? È su base volontaria, in questo caso diciamo così è automatica e tra l'altro anche per smentire chi stupidamente, secondo Dire me, automatica? Mi scusi. diffonde l'idea che Che vuol dire è automatica? automatico, verrà automaticamente, automatico significa che oggi tu devi in un'intervista dire il nome e il cognome di tutte le persone che hai incontrato. Ammesso che te li ricordi, in quel caso lì, se tutti la scaricassimo, i due codici che si Loro. incontrano dei Ok. telefonini scattano automaticamente loro. Se noi Se la la scarico, scarichiamo, siamo tutelati. Quindi dire esatto, e la tutela della privacy in quel caso davvero è molto più alta che l'intervista, perché in un'intervista tu dici il nome e il cognome delle persone che hai incontrato, ammesso appunto che te le ricordi tutti. Nel Certo. caso del telefonino sono codici numerici che coprono il nome e l'identità. Quindi chi dice viola la privacy dice una cosa stupidissima e tra l'altro molto lontana dall'attuale. Cioè attualmente io devo dire ho incontrato Roberta Zampa, in questo caso mia sorella. Nell'altro caso invece un codice numerico. Voglio tornare a quello che dice Arditi perché mi interessa Certo. molto. Io l'ho già detto, lo ripeto, credo che lo sforzo che dobbiamo fare sia quello di usare questa tragica vicenda, che però è eccezionale, anche per delle misure eccezionali nell'alleggerimento della burocrazia, nell'utilizzo di tutto quello che l'Europa mette a nostra disposizione ed è una grandissima quantità di denaro. Ci vuole tantissimo denaro che arriva, bisogna usarlo tutto. I 37 miliardi che il MES mette a disposizione per la sanità vanno usati e vanno usati indicando quali sono i nostri obiettivi, così che le persone comprendano quanto valgano. Perché se sai dire a una persona servirà a fare questo, io sono convinta che l'opinione pubblica non seguirà chi oggi dice dalla Lega a Fratelli d'Italia, a parte anche delle forze del Movimento 5 Stelle, non seguirà chi dice che il MES invece è un problema. Il MES è un'opportunità, quindi lo dobbiamo usare come tutto il resto. Dobbiamo correre molto veloci perché non dobbiamo lasciare che la concorrenza internazionale abbia la meglio, che è esattamente il pericolo che Arditti indicava. Se perdi dei mercati, ci metti molto a recuperare. Bitonci, lei la scaricherà l'app?